Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovissimo video. Oggi siamo sul mio mondo di Xbox One. Però prima di iniziare il video voglio dirvi una cosa. Scusatemi se in questi 3 giorni non è uscito nemmeno un video sul canale, ma purtroppo sto lavorando tantissimo ragazzi. È da venerdì che sto lavorando, quindi oggi è il mio primo giorno di festa e quindi ho lavorato da venerdì fino ad ora. I video che avete visto, cioè che sono usciti venerdì, sabato e domenica, se non sbaglio, non mi ricordo se anche domenica è uscito un video. Sono tutti video preregistrati, quindi scusatemi davvero. E questo qua penso che uscirà stasera, non lo so. Vabbè, comunque, torniamo a noi. Questo qui è il mio mondo, ve lo ricordate, no? Il mio mondo del tour. Quindi, eravamo rimasti qua. Allora, qui giù, questa è la metro. Noi scendiamo qui. Questa è la metropolitana. Qua c'è tipo il ticket, il casello dei biglietti, dove si vendono i biglietti per il treno. Beh, giusto per farlo un po' più realistico, ho fatto anche il casello. Questo qui è quel tipo l'obliteratore, non so come si chiama comunemente ora, la macchinetta per fare i biglietti. Voi passate qui e vi fa il biglietto, vi va a passare. Qui c'è l'altra finestrina, qui c'è l'ascensore per il Nether, anche se non c'entra qui, però è l'unico posto dove lo potevo mettere. Come vedete è tutta fatta con l'argilla e con la diorite, no diorite, questo è il granito. Il granito questo sì. Molto carino, molto molto particolare. Poi ci sono tre uscite, cioè quattro entrate. Questa è una delle quattro. Qui c'è un altro casello, qua si esce. E ci troviamo dove è il nostro carissimo mulino con il campo di grano, dietro la montagna. Quella montagna, quella là dove c'è il Nether, diciamo, sotto. E questa qui. Poi di qua, beh, si esce un'altra parte, però non mi voglio spoilerare niente, perché il lato della casa che è ancora da vedere. Qui esce, se vedete così, ancora deve venire come questo, però solo che non avevo le cose di ferro e le ho piazzate là, altrimenti non le avevo mai messe più. Quindi quando ho il ferro poi le metto. E qua abbiamo un'altra uscita che ci porta alla foresta che ho dietro casa. Qui man mano sto disboscando, però non so ancora cosa costruirci. Però c'è una metropolitana, però sono collegati solo due binari per ora. Quindi poi c'è il binario 1 che ti porta a casa, cioè il binario che ti porta a casa, il binario 2 ti porta all'isola di Natale. Ora andiamo questo qua per farvi vedere questo qua dove ci porta. Ci porta, cioè almeno faccio vedere anche come è fatto il tunnel. Faccio vedere anche come è fatto il tunnel. Qui si porta a casa, vabbè, sono tornato indietro ma fa niente. È fatto tutto con il blu, argilla blu, tappetini blu e vetri blu, molto particolare. Ora il tunnel avrà un suo colore, diciamo, a parte che è laggato di brutto, ma è laggato così sull'Xbox, non fa niente. È molto lungo questo tunnel, porta dall'altra parte del mondo, quindi qui abbiamo un tunnel che arriva sott'acqua. Poi andiamo sempre più avanti, vedete tutto molto particolare, tutto fatto molto curato. Qui si sale, abbiamo un ponte di dei blocchi. Questi blocchi qua è per questo che ho fatto quella farm che avete visto là sotto. Questa è il ponte che porta all'isola di Natale, molto fatto con le caramelle, cioè mi piace tantissimo, davvero questo mi piace tantissimo, questa costruzione. E questa mi piace anche questa tantissimo, raga, questa è l'albero di Natale, con le luci a intermittenza che si spengono e si accendono, proprio come un vero albero di Natale. Vabbè, poi se continuiamo da quest'altro lato, se riesco ad andare di qua. Questa qui è la casetta, vabbè, questo è il pupazzo di neve, mi ho dimenticato quasi. Qui dentro c'è il nostro amichetto. Che se prendiamo una pala, penso che cosa che sanno tutti, vi mettete qui e fabbricate neve infinita, all'infinito. Quindi è la mia piccola farm di neve questa. Questa è la mia bellissima casetta, diciamo quelle baite di montagna. Questa è molto dettagliata all'interno con il... Cosa? No, raga. Ma hanno griffato la base. Chi è stato? Scusa, non entra nessuno in questo mondo. Non è online. In single player. Che cazzo? No. Ma no. No, raga, no. Si è bruciata la mia casetta. No, ci ho messo così tanto a farla. C'era anche il camino con la poltroncina, con i calzini appesi per la Befana. Ma che sfiga, raga. Che sfiga. Come ha fatto a uscire il fuoco da lì dentro? Dai, no! Perché? Io ho aspettato pure quando ha piazzato il fuoco, pensavo che... Cioè, raga, non potete capire... Era idea di com'era bella prima questa casetta. Cioè, com'è possibile che si è bruciata? Vabbè, non fa niente. Non la ricostruirò mai più e non ci tornerò mai più su quest'isola.
Andiamo via subito. Anzi, voliamo con i razzetti, visto che con il nuovo aggiornamento. Cioè, raga, tanta roba che si può volare con i razzi. È una cosa che io volevo da tantissimo. Se riesco magari. Prossima destinazione. Fammi pensare. Vi ho fatto vedere tutto più o meno. Farm dei Blaze, che è una delle cose più importanti. Vabbè, il mulino lo avete visto da lontano. Cioè, un mulino abbastanza semplice. Con il campo di grano. Che ci ho messo una vita a piantare quel grano. Però ho la fine farm. Quindi tranquillissimo. A parte se si è sbucato quel campo, vabbè. E andiamo nel Nether, direttamente nella bocca del nostro scheletro, e arriviamo davanti alla porta del Nether. Andiamo nel Nether e ci vediamo nel Nether. Ok, siamo arrivati dentro al Nether. Allora, questa qui è la mia hub del Nether. Ci siamo fatta con la sandstone, con blocchi della sandstone derivati. Qui abbiamo l'ender chest, dove ho tutte le mie cose più preziose di questo mondo. Prendiamo qualche ender pearl, lo mettiamo qui. Ok. Qui, dove c'è tipo un'intersezione, dove io voglio fare altri binari e magari porto in altre zone, cose che ancora non ho mai finito. Questo è il binario per l'end. Questo invece è il binario per la blaze farm. Di qua invece si esce all'esterno, cioè alla fine è inutile che scendiamo, perché scendiamo questa scala lunga 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 e arriviamo fuori, perché siamo in alto noi qua. E devo dire che è molto carino, mi piace il design che ho fatto. E ogni tunnel ha un colore. Ormai io sono fissato, ogni tunnel di un colore è fighissimo. Guardate qua quanto è figo. Guardate qua, visto. Questo qua è il tunnel che porta all'end, quindi perché non farlo viola? Perché si è fermato il carrello e perché sta laggando, ma questo non lo so. Ok, scendiamo qua e ci troviamo in questa hub, che è la hub prima di entrare nell'end. Qui voglio continuare, qui volevo. Voglio ancora continuare una base, però non so ancora cosa fare, quindi. Andiamo nell'end. Ok, raga, siamo qui nel portale dell'end. Prima di entrare, che vi ho detto prima, nell'episodio precedente, vi ho detto il fatto della torre di Sauron. Ora vi faccio vedere come ho fatto quella torre, se qualcuno di voi magari ha creduto che era in creative. No, raga, io non uso la creative in questo mondo. Guardate qui questa fortezza. Raga, l'ho griffata, ma di brutto, di brutto. Io ho rotto, vedete questi buchi, sono tutti blocchi, quelli là verdi, tipo quella che è stata 4 ore, tutti i blocchi verdi, quelli là rotti, mi sono preso. Magari non qui, però se andiamo un po' più lontano, perché ovviamente, guardate qua sotto. Stavo dicendo, ovviamente sto vicino alla base, non è che rompo tutto, cioè no, diverso, ho rotto tutto. Ah, tra l'altro questo portale l'ho trovato su un'isola deserta, cioè, ora vi spiego. Guardate qua, ora se saliamo insomma dove siamo. Ci troviamo in un'isola, diciamo, completamente deserta. Lì c'è un'isola molto mistica, c'è tipo una nebbia, le cose. Ok, andiamo nel land, ma perché alla fine non ho costruito niente nel land, perché ho aspettato l'ultimo aggiornamento per prendere le shulker box e poi dopo farò un carico di shulker e poi dopo chiuderò il land, a livello che farò una bella farm di Enderman e altro. Quindi devo distruggere ancora il drago di nuovo qui. Devo resettare tutto e poi fare una bella farm. Questa qui è la mia farm che ho usato per il momento. Cioè io qui mi metto qui e triggerò tutti gli Enderman. Loro vengono da me e cadono nelle botole, perché non ci arrivano e cadono nelle botole, vedete? Perché sono alti 3. Io scendo giù, metto da qui, magari, e poi chiedo le spadate, quelle forti. Magari non lo sconsiglio fare l'aspect, perché li fa scappare. Ci teleportiamo nel grande, nel portale. E ci troviamo. Ah, è sul mulino, perché ho dormito sul mulino una di queste volte. Vabbè, voliamo un attimo se ci riesco. Dai, vola, vola, vola la prima aia. Vola, 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 vola. Ok, siamo qui davanti al Nether. Rientriamo di nuovo nel Nether. E vi faccio vedere la Blaze Farm. Raga, c'è una farm di Blaze che per me è una delle farm più efficienti. Magari sicuramente c'è qualcosa di più complesso e più grande, più efficiente con due mob spawner vicini e queste robe così. Però io per avere un mob spawner, per fare una farm, ora ve la mostro, ve la faccio vedere. Non vi faccio vedere che stando FK c'è tanta gente, perché ora saranno despawnati tutti, quindi sta iniziando proprio ora a spawnare. Quindi ora non ci sarà nessuno. Scommettiamo. E infatti non c'è nessuno, perché ora dovrebbero spawnare. Vediamo se qualcuno spawnerà prima o poi. Almeno per farvi vedere la dimostrazione.
Ecco, vedete che spawna un blaze, quelli slime lo buttano giù e l'altro lo butta in avanti. Ora non ha funzionato con questo perché è uno dell'1%, no, del 10% di possibilità che rimane bloccato lì. Però una volta che scendono gli altri si spingono fra di loro, vedete, e arrivano tutti quanti qua. Arrivano tutti quanti qua, scendono qui e magari se lì però apro, sì, magari se era aperto già stava giù questo, però non fa niente. Arrivano tutti qui. Poi dopo io c'ho il clock che li spiaccico e loro muoiono. Mi tocco con un pugno, mi do l'esperienza che vengo qui e la incanto. Molto semplice e molto compatta, cioè non molto compatta, un gran pa' de palle perché non è compatta questa farm, raga, è bestiale, è un casino. Guardate qui quanta roba mi sta dando, guardate qui quanta roba. Questo è il circuito che si nasconde dietro questa macchina, raga, è un circuito abbastanza complicato, però è uguale per i tre lati, cioè è uguale per i tre pistoni, quindi non è difficile. Se impari a fare il primo, li fai anche tutti e due, tutti e tre. Però io non ci sono riuscito a farlo da solo, quindi ho visto un tutorial che ora non mi ricordo dov'è, però magari vi lascio in descrizione perché il tutorial su questo non ve lo posso mai fare. Ok ragazzi, siamo di nuovo sopra, cioè in superficie, non siamo più in inferno e questa è la mia casa. È l'unica cosa, l'ultima cosa rimasta da vedere, l'ho lasciata per ultima perché è stata la mia ultima costruzione, quindi aveva senso. È molto carina, mi piace molto il design che ho usato, purtroppo abbandonare questo mondo è un po' difficile. Qui vabbè, se viene qualche nemico volete subito salire per difendere la vostra villa. Qui si gira. Ho fatto tipo quelle villette americane nei film che vedete la macchina entra, si fa il giro della fontana per accompagnare qualcosa. È tipo quel tipo là voglio fare. Andate qua, raga, guardate qua che c'è. A me piace un botto, magari c'è ancora qualche dettaglio da aggiungere, sicuramente. Però, raga, è bella, veramente bella. Guardate qua, c'è. Come fai a dire che è brutta questa casa? A me piace, mi piace tantissimo. Cioè tu entri, c'è il divano, c'è il tappetino, c'è la scala V, poi entri di qua, c'è questa parete così, con la cucina, cioè raga, è tutto molto particolare, tutto molto curato. Questo sarà, secondo me, l'unico edificio dove ci ho messo più impegno nel design del tetto, della parete, del pavimento. Pavimento forse non tanto. Però ora che abbiamo i blocchi, diciamo, quella nuovi, colorati, noi possiamo fare tantissime cose, almeno con questo pavimento qua. Poi andiamo di qua. C'è la nostra bella TV con l'acquario. La TV, raga, con le casse ai lati. È molto particolare. Il divano vicino al camino. Qua vabbè, tutto ancora da completare. Qui c'è l'armadio. Poi devi venire il letto ancora. Devi venire ancora tantissime cose. Qua sopra non rimarrà così. Devi essere ancora riempita questa casa. Ora sto ancora finendo i dettagli nella casa. Però, questo qui è la mia postazione da gaming. Ho fatto tipo mouse, microfono, eccetera. Qui si sale, c'è un'altra finestrina, ma si sale sopra e si sale in cantina. Qua invece, se voi andate qua e lanciate un blocchetto, vedete che qua si apre un passaggio segreto. Questo passaggio segreto magari molti di voi non avrebbero mai scoperto. Dite la verità, nessuno l'avrebbe mai scoperto. Se arrivate qua, questo è tutto ancora in fase di costruzione. Non so se fargli tipo un cavo con i minerali o fare tipo il magazzino gigante, gigantesimo con il smistamento automatico. Non lo so ancora, consigliatemelo nei commenti. Qui abbiamo tipo un sistema di clock che fa partire questo carrello che a sua volta raccoglie le cose che ci sono in quella cesta per far richiudere il portone sopra. Penso avete capito il concetto. Per chi ne capisce di redstone, più o meno è questo il meccanismo. Se c'è qualcosa che vedete strano, lo so, è fatto tutto io da solo senza guardare tutorial perché, nel senso, ho fatto tutto da solo, ho combinato i vari meccanismi per fare una cosa del genere. Tipo che qui è il filo, questo è il pezzettino che sale sopra dove attiva i pistoni. Tutto, diciamo, il clock e tutte le cose. E da giù parte, diciamo, il sistema. Il sistema di clock che qui vengono sparate degli oggetti nella chest trap che dà un impulso che arriva sopra e si apre. Il meccanismo è semplicissimo. Cioè, raga, è facilissimo fare un meccanismo con il drop dell'item per aprire le porte, veramente facile. Ora perché non si è aperta? Scusami. Premi il pulsante per far aprire. Ok, devo premere il pulsante qui per lanciare un oggetto. Ora dovrebbe aprirsi. Sì, è aperto. Ok. È tipo così. Il sistema è particolare, però mi piace. Mi piace l'idea di farci qualcosa di carino almeno là sotto. Magari un bel bunker tutto fatto con il ferro, queste cose qua. Mi piace questa idea. Abbiamo finito. Ah no, è rimasto il retro della casa. Il retro della casa è molto americano, più o meno. È il lato americano del mio mondo. Tipo qui c'è il barbecue, ok, con il fuoco lì dentro, molto figo. Vabbè, qui c'è il forno, la pizza, queste robe italiane del nostro paese, quindi
Italia, Forza Italia Forever. Qua c'è la seconda entrata che è ancora da finire. Qua c'è tipo il gazebo dove invitate i vostri amici a fare la mangiata. Oppure tipo, potrebbe anche essere tipo un piccolo ristorante. Chissà. Vabbè, si sale sopra e ci sono anche qui tipo tavolini a due. Uno qui, altri due qui tipo a divanetto. Qui c'è una fonte d'acqua che ho messo più dentro il possibile per fare tipo una fonte che esce dalla montagna. Queste cose così, tipo naturale. Avete capito, insomma. Poi se andiamo di qua, qui ho fatto tipo la cantina. Guardate qua che carina la cantina. Guardate, c'è tipo le botti. È molto bella, è semplice. Abbiamo bisogno magari di qualche ragnatela lì sotto per fare tutto più realistico. Magari sì. Qui c'è il campo da basket. Il campo da basket, non lo so nemmeno se qualcuno di voi gioca a basket. Ho sbagliato a fare tipo le linee a terra, queste cose qua. Perdonatemi, ma io nel basket non ne capisco molto a livello delle linee a terra. Non me le ricordo. Ho visto un paio di immagini per Google per fare quelle linee, quindi penso che siano giuste. Non posso lasciarvi il download perché non avrei idea di come lasciare il download di una mappa su Xbox One. Però spero che apprezziate quello che ho condiviso con voi, perché ho voluto condividere il mio mondo, che è una cosa che ci tengo, quindi grazie se lasciate un like, grazie se sostenete il mio canale. E volevo ringraziarvi per tutto, raga. Io, se a volte vedete che mancano video, io non prendetela con me, ma purtroppo io ci lavoro. E lavoro mi impegna davvero tanto. Io cerco tipo in una giornata che non lavoro mi preregistro tantissimi tantissimi video per non farveli mancare. Quindi se manca vuol dire che veramente non ce l'ho fatta. E va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, mi raccomando. Oggi faremo tante collaborazioni. Non vi spoilerò niente, ma avremo io e Genix faremo tantissime cose oggi. Abbiamo tantissimi video da registrare. Quindi siate pazienti, vedete sul mio canale molti progressi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cosa più importante per darmi supporto. Condividete i video con i vostri amici. Noi ci vediamo in un prossimo video. Qui è Tony Halo. Ciao!